Ma buondì a tutti amici di Doppia Frizione. Oggi, con questa splendida giornata primaverile, finalmente posso mostrarvi la mia nuova macchina. È un 106 Rally 1006 16 valvole con 120 cavalli su libretto. Io non ho fatto tante modifiche, l'ho presa già com'è, come la vedete, cioè con il manometro, con un terminale aperto, eccetera eccetera. Qui c'è anche un interruttore per la ventola aggiuntivo e adesso posso farvi vedere il cofano. Cerchi da 14 con gomme morbide, perché con queste macchine non ci si va per il sottile sicuramente. E comunque gli interni a me piacciono molto, a parte qualche imperfezione nel sedile del guidatore, come potete vedere, ma è roba da poco, è roba veramente da poco. E mi piace veramente un sacco, consuma un bordello, ma non me ne frega niente perché l'ho presa apposta. Gli ho dovuto fare qualche modifica quando l'ho presa, ma vi dirò tutto in un secondo momento, in un secondo video. Ovviamente piccola, compatta, agile, le curve le fa da Dio. È un progetto che ho iniziato e volevo finire entro il prossimo anno magari. Entro il 2019 deve essere perfetta sta macchina. Ovviamente ci sono molti lavori da fare in questa macchina e adesso vi faccio sentire un po' il sound. Niente, ditemi cosa ve ne pare. Intanto questo scarico lo dovrò buttare via perché non è omologato, quindi se mi fermano sono cazzi miei. E adesso vi farò vedere un po' di prove su strada che ho fatto con la GoPro e adesso vi lascio il video. Ok, avete visto le prove su strada, fatemi sapere anche la vostra, magari non so se c'è qualche appassionato nel biellese. Vi saluto, vi rimando alla prossima settimana che probabilmente uscirà un doppia frizione contro tutti, dove questa volta ci sarà il multipov con Mauro finalmente. Io vi rimando agli altri video che ci sono su Doppia Frizione e ci vediamo in un prossimo video.